Salve a tutti. Allora, in questo secondo nuovo tutorial vi insegnerò come dividere lo schermo in due facendolo con due filmati. Perciò creiamo due schermi con due filmati diversi. Allora, ora, per lavorare meglio con il primo filmato, clicchiamo qui su solo. Vedete? Solo. Cliccate e vedete che questa timeline del secondo video, del secondo filmato, diventa nera. Ora, per fare quello che dobbiamo fare, dobbiamo usare cookie cutter, l'effetto di cookie cutter, che sarebbe l'effetto dove sta questo triangolo con questi bordi bianchi. Square center white border. Prendiamo l'effetto e trasportiamolo sul primo filmato. Ora è a vostra scelta togliere i bordi o no. Per ora io li tolgo, poi vedete voi se volete toglierli sì o no. Ora c'è RepeatX, che serve per vedere il video orizzontalmente, e c'è RepeatY per vedere il video verticalmente. Noi per ora ci serve il RepeatY. Portiamolo a 10. Portiamolo a 10. Ora vedete questo, andate nel rettangolo bianco, in questo piccolo rettangolo bianco, e trasportatelo a sinistra, e trasportate il video a sinistra, ma potete trasportarlo anche a destra, pure questo è a vostra scelta, è a vostra scelta. Ora, poi c'è Size, che serve per ampliare il video. Per ampliare il video. Ci serve più grande noi. Noi ci serve più grande. Ecco qua. Ecco qua abbiamo fatto. Ora però la protagonista del filmato non si vede. E per farla comparire qui dobbiamo andare su Event Pancrop. Ecco qua. E Event Pancrop serve per muovere filmati, per muovere immagini e anche per muovere i testi che mettiamo nei video. Ora dobbiamo muovere il filmato e dobbiamo far sì che Antonella del video si vedi. Allora, trasportiamolo, per ora lo dobbiamo trasportare verso destra il video. Ecco qua. Niente. Abbiamo fatto il primo filmato. Clicchiamo su solo. Vedete? Vedete, sono venuti due schermi con due filmati diversi. Ora, clicchiamo su solo del secondo filmato, così lavoriamo meglio. Vedete? Il primo filmato non si vede più perché ora lavoriamo solo con il primo. Facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto con il primo. Prendiamo l'effetto di cookie cutter, square center white border, lo trasportiamo sul secondo filmato, togliamo il bordo bianco, portiamo repeat y a 10 e ora trasportiamolo a destra. Ecco qua. Ampliamo il video. Ampliamo
ampliamo il video. Ecco qua. Ora, pure qui abbiamo fatto e andiamo su composite, su event pan crop, scusate, su event pan crop, e muoviamo il video verso, questa volta verso sinistra. Anche se ora non si vede tanto bene. Penso che così va bene. Vediamo come è avvenuto. Se c'è uno spazio bianco, vedete? C'è un piccolo spazio nero. Allora mettiamo un bordo. Mettiamo un bordo bianco per non far vedere questo piccolo spazio nero. Allora andate qui su Event FX. Cliccate e mettete un bordo, mettete un piccolo bordo. Lo facciamo così perché siccome si vede sempre il nero, mettiamolo così. Andiamo pure sul secondo filmato, Eventifix. Vediamo. Se non si toglie neanche questo vuol dire che. Mettiamolo pure qualcosa. Allora dobbiamo fare così. Andiamo su Eventifix di nuovo del secondo filmato. E attacchiamolo di più al secondo, vedete? Perché non avevo messo io bene il video. Ora, questo sembra un po' più piccolo, questo qua dove sta Antonella, questo sembra un po' più grande, no? Ora questo è solo per farvi vedere come viene. Per aggiustarlo, aspettate, aggiustiamolo un attimo. Ecco qua, ora ci troviamo. Mettiamo una musica sotto perché è senza audio, tutti e due filmati. Senza audio, mettiamo una musica sotto. Vediamo com'è venuto. Bene, allora spero vi sia piaciuto questo secondo tutorial e ci vediamo la prossima con il terzo e nuovo tutorial e con una nuova lezione. Grazie a tutti, alla prossima!